Ciao a tutti, vediamo in questo video tre caratteristiche che ti fanno perdere l'amore. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. Nonché ti ricordo l'appuntamento di Torino questa sera, venerdì 7 febbraio 2020, ore 20:45, con il mio seminario dal titolo Seduzione emozionale per conquistare chi desideri. E poi l'appuntamento di Milano domenica 1 marzo 2020, full immersion, 9:30-19, autostima e seduzione, in amore al lavoro, il riferimento è 333-1511-703. Ti ricordo inoltre che puoi abbonarti al canale Massimo Tramasco, semplicemente andando sull'home page, cliccando sul tastino abbonati, e potrai iniziare il tuo percorso di crescita personale con me nei due livelli di abbonamento. E potrai abbonarti anche al canale Felicità Benessere per iniziare, diciamo così, a diventare moderatore del canale con una cifra veramente simbolica. Ma veniamo alle tre caratteristiche che ti fanno perdere l'amore. Allora, sono tre caratteristiche comportamentali. Cioè, le persone, prima caratteristica, essere costantemente simmetrici ed essere costantemente litigiosi. Allora, in alcuni casi, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigarello. Ci sono alcune persone, le iperlogiche, che si agganciano un po' su una relazione simmetrica, ma quando tu diventi costantemente tartassante, diciamo così, nei confronti dell'altra persona, probabilmente per problematiche tue, perché continua a litigare sempre verso gli altri ed essere sempre oppositore alle altre persone, è perché deve risolversi alcuni conflitti, sicuramente alcuni conflitti interiori devono essere risolti. Ecco, tutte queste caratteristiche fanno sì che in un modo o nell'altro tu tendi a vivere, diciamo così, delle situazioni che portano all'esasperazione. Ecco, ti metti contro la sfera logico e razionale dell'altra persona, per cui cerca di rendertene conto per cercare di imporre rimedio. Se sei una persona eccessivamente litigiosa, devi smussare questa qualità, questa caratteristica, perché qualità, perché altrimenti rischi di perdere veramente l'amore. Un'altra caratteristica che fa perdere l'amore è, diciamo, la possessività. Possessività e gelosia. Essere possessivi e gelosi del partner, diciamo, fa sì che intanto sarai tradito, perché la gelosia è una barriera di cani che attira i ladri. Cioè, ogni volta che noi mettiamo in atto degli atteggiamenti coercitivi verso una persona, automaticamente generiamo una spinta compulsiva nella direzione opposta, per cui la persona tenderà a fare quello che noi gli impediamo di fare, un po' come dire. Poi soprattutto alcune persone, ci sono alcune persone che danno una risposta polare, cioè se tu gli ordini di andare al polo nord, queste se ne vanno al polo sud, e non sono così poche. Ad esempio sono gli iperlogici, per cui se tu scopri di essere possessiva, di essere gelosa o geloso, ovviamente sappi che è una caratteristica che prima o poi ti farà tradire, perché a volte i gelosi tradiscono, o essere tradito, ma comunque alla lunga ti farà perdere l'amore. E poi un'altra caratteristica di persone che fa perdere l'amore è l'egoismo. L'egoismo, cioè pensare esclusivamente a se stessi, non entrare in empatia con l'altra persona, alla lunga, diciamo, in una relazione di coppia porta all'esaurimento, perché comunque una relazione di coppia, se uno vuole farla andare avanti, prevede condivisione. Poi ci sono anche sicuramente tanti momenti in cui bisogna pensare a se stessi, questo è importantissimo, ma non soltanto, cioè se no scegli di fare giustamente una vita da single. Ma se tu scegli di fare una vita in coppia, devi entrare in empatia con l'altra persona. L'egoismo è un po' l'antiepatia, diciamo così. Quindi queste sono le tre caratteristiche che, se tu scopri di avere, devi in qualche modo cambiare, altrimenti sarai destinato a perdere l'amore. Per questo video è tutto, ti ricordo l'appuntamento di questa sera, venerdì 7 febbraio 2020 a Torino, ore 20:45, con il mio seminario dal titolo Seduzione emozionale, come conquistare chi desideri. Poi l'appuntamento di Milano, domenica 1 marzo, 9:30-19, full immersion, autostima e seduzione, in amore e al lavoro. E il riferimento è sempre al 333-1511-703. E abbonati, mi raccomando, sia al canale Massimo Tramasco, sia al canale Felicità Benessere. Ciao a tutti!